mi chiamo Angelo Galuppi e secondo lavoro faccio trattamenti con i cristalli e con le campane tibetane. E da circa 2 anni e mezzo io ho conosciuto Emiliano a un seminario che aveva fatto qua a Biella, all'Università Popolare, dove ho conosciuto lui, ho conosciuto Cristina e da lì è iniziato l'amore per la musica di Emiliano e ho deciso di usarla insieme alle campane tibetane. Poi mi sono proprio reso conto che era diventata una parte integrante del trattamento, nel senso che se per caso io non mettevo il suo CD, le persone che venivano mi chiedevano di metterlo perché si rendevano conto che era parte del trattamento anche quello. Ma mi ha spinto il fatto che comunque ero incuriosito da questo evento, ero incuriosito il confronto tra tante persone che fanno comunque tutte questo lavoro sul benessere delle persone ed volevo vedere come loro utilizzavano la musica di Emiliano e cosa sarebbe venuto fuori con tutte queste persone che interagivano tra di loro. Mi rendo conto che tante volte già solo la musica di Emiliano è la cosa che serve. In realtà, cioè, io posso, anche quando smetto di suonare le campane e il CD va avanti, cioè il trattamento finisce quando finisce la sua musica, non quando smetto io di suonare, come se si creasse un'alchimia tra la vibrazione delle campane e la vibrazione della sua musica. Beh, mi porto a casa tanti spunti, tante cose da approfondire, perché Emiliano ci ha dato comunque tanti spunti di libri, di cose da andare a cercare. E mi porto a casa questo legame che ci ha unito. All'inizio del seminario, il venerdì pomeriggio, quando siamo entrati nella sala e ci siamo guardati, eravamo comunque persone molto disparate, nel senso di varie età, di varie regioni, però non c'era nulla che ci accomunava a parte la passione per Emiliano. Quando Emiliano ha iniziato a suonare si è creato questo legame che ci siamo portati poi dietro nei 3 giorni e che ci porteremo poi avanti anche dopo il seminario. Il mio augurio è di rimanere sempre curiosi, nel senso di la scintilla che ha incuriosito tutti è proprio questa curiosità che ha Emiliano, questa gioia che ha di emozionarsi come un bambino. E spero che tutte le persone e le cellule che entrano in vibrazione con Emiliano abbiano questa voglia proprio di essere bambini e di cercare tutto quello che c'è da scoprire di bello nella vita.